Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri, la palla a nuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi il presidente del Circolo Nautico Salerno, Paolo Giarletta. Buongiorno presidente, benvenuto, grazie per la disponibilità. Ciao Andrea, grazie a te soprattutto per l'invito ricevuto. Allora, finalmente si riparte. Che cosa significa tornare a giocare una gara ufficiale a quasi un anno di distanza dall'ultima? Beh, sicuramente una forte emozione, del resto non ci credevamo più, visto la situazione che si è venuta a creare soprattutto per questa primavera. Però non abbiamo perso fiducia e quindi tutto sommato siamo riusciti a mantenere alta la concentrazione e l'attenzione. Non era facile, anche perché non avere obiettivi, non avere prospettive, vista la situazione delle piscine, la situazione che i campionati non si sapeva se partivano, infatti abbiamo il problema anche con le giovanili, era mantenere il gruppo non era semplice. Adesso invece, avendo visto finalmente la ripartenza, c'è una grande emozione da parte di tutti, sia come noi come dirigenti, ma soprattutto per tutto il gruppo di atleti che ci seguono. Che tipo di torneo possiamo immaginare che sarà la prossima Serie B, con tutte le anomalie a cui purtroppo la pandemia costringe? Beh, sicuramente è un campionato particolare, come del resto lo è stato anche per la 1 e la 2. La Serie B, diciamo, sono poche partite, saranno giusto 8 partite, suddivise praticamente in gironi, che sicuramente creano meno opportunità, perché sono quasi tutti scontri diretti, quindi fondamentalmente per poter accedere a eventuali fasi di playoff e poi giocarsela volta per volta. Quindi sicuramente è una situazione molto, molto particolare. Non abituati soprattutto a farlo. Quali saranno gli obiettivi che in un'annata, come giustamente tutti stiamo dicendo, particolare, inseguirà il Circolo Nautico Salerno? Beh, diciamo che per noi in effetti è come se fosse un primo anno, perché il gruppo dirigenziale praticamente si è costituito da pochissimo, come sapete, da manco nemmeno un anno, e abbiamo lavorato soprattutto per mettere a punto la società. Abbiamo creato sicuramente una squadra per poter mantenere almeno la categoria, quindi l'obiettivo sicuramente principale è quello di poter mantenere la categoria. E soprattutto per il fatto che comunque non avendo avuto molti spazi non potevamo, diciamo, programmare qualcosa di diverso. Quindi diciamo sicuramente l'obiettivo principale è fare una bella figura e soprattutto, come avevo detto, mantenere la categoria. Come si è mossa, pur in un periodo decisamente complicato per tutte le conseguenze derivanti dalla riduzione delle varie attività per l'emergenza sanitaria, la società per rinforzare la rosa da mettere poi a disposizione del confermato mister Mario Greco? Sì, diciamo che abbiamo sicuramente lavorato recuperando soprattutto atleti che magari non avevano più spazio in altre società. Abbiamo approfittato del rientro di alcuni atleti che avevano anche militato in campionati esteri, tipo appunto Antonello Lupo e Giampaolo De Rosa, ex Arechi, che praticamente sono rientrati e quindi gli abbiamo dato l'opportunità. Sono due ottimi elementi per poter riprendere a giocare, continuare a giocare. Abbiamo recuperato anche Giuseppe Barberisi, ex Acquachiara, che comunque ci ha dato quel tocco tecnico in più, vista i suoi trascorsi anche nella 2, e abbiamo anche recuperato un ex Gloria come Marcello Uolo, che ex Larinantes, che vuole dare il suo contributo di esperienza soprattutto alla componente giovane che anche quest'anno abbiamo voluto inserire nella squadra. Davvero abbiamo tre prestiti alternativi, di Mattia Fortunato, sempre dell'Acquachiara, e due ragazzi, due giovani promesse della Larinantes Salerno, che sono appunto Salvatore Mancone come centroboa e Pierpaolo Giarletta che come secondo portiere tiene proveniente della Larinantes. Quindi diciamo, abbiamo fatto un progetto di recupero di alcuni giocatori esperti che saranno di supporto alle giovani leve su cui noi vogliamo puntare per il futuro. L'esordio, diciamo, non è assolutamente dei più facili. Sabato affrontate in casa l'Ischia Marine Club in quello che si prefigura come uno scontro diretto. Che tipo di partita ci possiamo aspettare?
Beh, sicuramente è una partenza col botto, si dice, no? Rischiamo di club, che sicuramente è la squadra favorita, visto gli importanti acquisti che hanno effettuato quest'anno. Giocatori come Simonetti, Saviano, Mattiello, Doriello, sono tutti giocatori veramente di serie superiore. Quindi sicuramente è una partita, diciamo, sulla carta proibitiva, però ovviamente, come sempre, visto che diciamo, le partite vanno giocate, vanno affrontate, abbiamo anche il vantaggio di giocarla in casa, cercheremo di fare una bella figura e soprattutto speriamo di dare entrambe le squadre un bello spettacolo, perché credo che i nostri tifosi ci seguiranno purtroppo in streaming, non potendo Essere presenti? limite di questo campionato, di poter, diciamo, dare una bella dimostrazione di gioco e spero che sia una bella partita e soprattutto corretta. Quali sono i punti di forza che possiamo individuare nella formazione allenata da Paolo Iacovelli? È proprio il caso di dire qui c'è l'imbarazzo della scelta. Beh, certo, i primi sette sicuramente sono fortissimi, già dal portiere, dal centroboa, sono tutti giocatori che noi conosciamo perché veramente hanno militato e veramente credo che sia una squadra completa in tutti i suoi reparti, soprattutto per la formazione che sicuramente sarà, che scenderà in campo tra i primi sette. Ripeto, sono giocatori veramente molto molto forti e so che come noi anche Rischia è riuscita ad allenarsi nonostante i limiti delle chiusure le piscine, quindi sicuramente troveremo anche una squadra non solo per le individualità molto forti, ma soprattutto come squadra anche allenata e pronta sicuramente a dare la sua voce. Quindi diciamo sicuramente c'è l'imbarazzo della scelta, come dicevi, nell'individuare tra la compagine schidana il componente più forte. Veramente sono coperti in tutti i ruoli, quindi faccio i complimenti a Lischia, veramente ha fatto una bellissima squadra. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Lei prima accennava alle difficoltà, dello svolgimento di un'attività regolare per i giovani a causa delle ben note restrizioni. Qual è il suo auspicio per le categorie nelle quali sono impegnati questi ragazzi? Che cosa si augura sul medio termine? Beh, è quello su cui stiamo ragionando tutte le società. I ragazzi, se non hanno una prospettiva di campionato, sicuramente rischiamo di perderli, perché allenarsi senza sapere se giocare o meno diventa un problema. Stiamo facendo pressioni, non solo noi, ma tutte le società, affinché le federazioni, soprattutto quella regionale, possa organizzare qualcosa, perché abbiamo visto che in alcune regioni italiane qualcuno è partito come giovanili e questo significa un segno positivo. È chiaro che è una grande responsabilità, vista la pandemia che stiamo vivendo. Quindi noi ci auguriamo e stiamo sollecitando, ripeto, la federazione affinché possa organizzare anche dei mini tornei, qualche momento di qualche partita che possa dare quello stimolo ai giovani a riprendere e quindi avere una prospettiva di gioco, altrimenti veramente sarà molto molto dura, perché già lo vediamo, i ragazzi vengono ad allenarsi, però spesso ci chiedono ma che cosa faremo, giocheremo, non giocheremo e questo purtroppo rischia di far disaffezionare gli stessi a questo sport e questa sarebbe veramente una grandissima, grandissima perdita per tutti noi. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio il presidente Giarletta per la sua disponibilità e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Grazie, presidente. Grazie a te Andrea e buongiorno a tutti.